guadagnare troppi soldi ti fa staccare totalmente dalla realtà. Anche lavorare troppo ti fa staccare dalla realtà. In questo senso il tempo è denaro. E probabilmente oggi si lavora troppo per chi lavora. Anzi, spesso per chi ha un lavoro non riesce comunque a campare, e chi ha fortuna riesce pure a trovare un lavoro e fa il cameriere di notte e fa l'ingegnere durante il giorno, ma guadagna poco, c'è qualcuno. E in più c'è gente che invece non ce l'ha il lavoro. Perché certamente questa è una società che è stata impostata moltissimo sul lucro, certamente, sul lucro, essenzialmente sul lucro, lo diceva prima perfettamente Mara rispetto all'Equitalia, la società per azioni, e invece abbiamo perso le cose belle per le quali vuole vivere, che sono essenzialmente il tempo, la lettura, la cultura, fare l'amore, tutte cose che si perdono. Io ci sto provando, ce la sto mettendo tutta. Quando unire 16 cose assieme, in questo senso, quando tu restituisci i soldi, e come diceva Silvia, è comunque un atto rivoluzionario restituire i soldi, 4 milioni di euro che uno restituisce per i primi mesi, tra l'altro sono 8 mesi che siamo in Parlamento, la Finocchiaro 34 anni, dicevamo prima, 8 mesi, non so se avete mai assistito, io prima ascoltavo i miei colleghi, commosso. Una crescita di questo gruppo parlamentare, il più giovane d'Europa, è il gruppo parlamentare più giovane d'Europa, incredibile in soli 8 mesi, durante i quali abbiamo cacciato il condannato Berlusconi, ottenendo il voto palese. Grazie. E abbiamo salvato la Costituzione salendo l'anche 5%, perché abbiamo salvato il Grimaldello 128 anche occupando quel tetto, nonostante sapessimo che sarebbero presi in giro gli studenti che occupano il tetto. Renzi, no, ne ha fatto una cavalleria di battaglia, un cavallo di battaglia. Fonzi. Eppure abbiamo ottenuto tanti risultati, siamo entrati 8 mesi fa. E questo è il sogno, secondo me, che dobbiamo accendere, assieme al concetto che essere onesti è un orgasmo. È bellissimo. Qualcuno di voi dalle facce vedo che si è dimenticato di cosa sia un orgasmo. Ecco, restituire soldi è un orgasmo, è bellissimo. Sapere che con quei soldi poi si possono davvero aprire progetti per delle piccole e medie imprese. La cosa più bella di stare con voi in questo gruppo, ci vedevate prima, non so se vengono i parlamentari qua e si abbracciano come noi. Cioè, noi ci sentiamo davvero parte di un gruppo incredibile, perché è una guerra democratica la nostra. Noi andiamo in Parlamento come se andassimo in trincea, solo che al posto dell'elmetto ci mettiamo le cravatte. Però ci sentiamo parte di un gruppo che sta provando a accendere un sogno, che è quello davvero concreto, che sta dimostrando il fatto che dei cittadini normali, Maria Trastadoni, prima firmataria della commissione del trattato di Istanbul sulla violenza contro le donne, era una fantastica assistente di volo. Luigi Di Maio stava studiando, la Paola Taverna lavorava in una clinica privata e guadagnava 900 euro al mese. Ma gli ingegneri, chiunque, dell'Orco faceva il perito chimico, giusto? Sì, sì. Cittadini normali che in 8 mesi hanno colmato totalmente quel gap contro rispetto ai politicanti di professione. Oggi non si parla più degli inesperti. Ricordate un'altra campagna elettorale, quelli sono inesperti. La parola inesperienza è sparita. Oggi ne arriverà un'altra, che è quella di dicono sempre no. Perché vogliamo cambiare questo sistema, sì, e quindi non possiamo dire sì alle balle, non li vengono raccontate anche dai nuovi segretari del partito. Cioè, ci dobbiamo mettere in testa che ce la possiamo fare. Non so se Sam non è contento. Perché non lo mandate alla festa del testa dell'unità? Alla Pottrini, gliela dobbiamo fare questa domanda alla Pottrini. È un momento storico questo, davvero incredibile, ce la possiamo fare, infatti riusciamo ad accendere un sogno, e come scrivevo qualche giorno fa, anche a tornare ad essere molto accoglienti. C'è tanta rabbia, si legge, perché sei preso in giro, aumentano le tasse, ma noi dobbiamo provare a convincere uno ad uno, con gesti rivoluzionari forti, come diceva prima Mara, spegnendo la televisione, uno a uno le persone che sono scettiche, e l'unica forza sono gli argomenti, non a strillare,
badate bene, non sto affatto criticando Peppe, che invece è utilissimo, che continua a svegliare così le coscienze, ma tutti noi, sì, poi vieni qua, l'ho vista, ma vieni qua vicino, vieni qua, sì, poi. Ma tutti noi dobbiamo provare a convincere uno a uno con forza degli argomenti, li abbiamo la rete che ci permette di avere informazioni quotidiane sul finanziamento pubblico ai partiti, ce li abbiamo, ce le avete le informazioni per andare con calma da cittadini che come noi un tempo votano i partiti, perché tutti noi abbiamo votato i partiti, io ho votato il PD e mi sto disintossicando ancora, sto sporgando qualsiasi tossina, ma ce la sto facendo, però anche noi, no, votavamo quei partiti, abbiamo dato fiducia a qualche salvatore della patria, non esistono più salvatori della patria, nessuno, né Beppe né noi, lo siamo tutti quanti noi, possiamo davvero costruire una comunità, è possibile, l'avete visto, in 8 mesi eravamo entrati, non sapevamo nulla di quel palazzo e adesso ascoltiamo Luigi Di Maio presiede quell'aula come i migliori presidenti della storia della Camera. Ha traghettato durante i primi 3 mesi complicatissimi con tutti contro il Movimento 5 Stelle, i primi 3 mesi, cioè tutti quanti cittadini, come vi immaginate, voi forse siete di più di 160, entrate tutti quanti in un giorno in quel Parlamento, senza sapere nulla di una mozione, non sapevamo nulla, nessuno l'aveva mai fatta e non avevamo neanche nessuno che ci aiutasse, perché tutto il personale l'abbiamo assunto sulla base di curriculum.